Parliamo di sicurezza ed ordine pubblico a Pescara, qual è la situazione attuale? Sì, l'area di risulta è diventato un vero e proprio Bronx, un Far West, e ci sono pregiudicati, balordi, criminali che delinquono a tutte le ore, detengono il potere di quella zona. Ci sono stati diversi tentativi di stupro, ci sono stati anche degli stupri consumati alcuni mesi fa. Sono persone che al calare della notte, dopo le 18, si nascondono dietro le macchine, aspettano i cittadini che vanno a riprendere le macchine perché è un parcheggio immenso, chiedono soldi e se non ricevono i soldi aggrediscono, esercitano violenze, i cittadini hanno paura, diversi cittadini stanno anche evitando di andare a parcheggiare lì. Poi abbiamo il problema delle grandi spaccate in centro, furti con destretta. Solo alcuni giorni fa c'è stato un furto a Piazza Salotto, qui vicino nella centralissima Piazza Salotto, dove hanno utilizzato anche dei fucili a pompa in pieno centro di Pescara. I commercianti hanno paura, denunciano da tempo questo problema. Io ritengo che gran parte del fenomeno si annida nei quartieri periferici, Rancitelli, Fontanelle, San Donato, Borgo Marino Sud, dove ci sono criminali pregiudicati che detengono abusivamente le case popolari e occupano abusivamente. Quando va bene pagano 10-15 euro d'affitto, delinguano all'interno dell'abitazione, guadagnano dai 500 ai 1000 euro al giorno con lo spaccio di droga, hanno delle macchine parcheggiate di 70-80 mila euro. Ecco, quelle zone vanno bonificate. Cosa proponete per risolvere questi problemi? La proposta è intensificare il servizio di pattugliamento delle forze dell'ordine. Sicuramente in centro cittadino vanno pattuglie di polizia nell'area di risulta, supporto anche della polizia municipale, intensificare i sistemi di videosorveglianza, quindi videosorveglianza, telecamere, occhi elettronici e digitali che possono controllare millimetricamente il territorio cittadino e garantire la sicurezza dei cittadini. Ecco, in pratica il cittadino deve poter vedere nell'arco dei 70-100 metri quando sta per essere aggredito una divisa, quindi la deterrenza, anche ronde appiedate di poliziotti che possano garantire la sicurezza. Questo c'è bisogno per risolvere definitivamente questo problema.